Mister Alan Pompei, tecnico del Villa San Martino, vittoria in uno scontro diretto importante che vale tanto per i bassi fuori della classifica, vittoria del carattere dopo essere andati sotto 1-0 primo tempo. Sì, sì, ha fatto una bella partita ragazzi, una bella reazione, siamo partiti un po' titubanti il primo tempo e poi siamo usciti bene nella ripresa e penso che sia stata una vittoria meritata. Una squadra Villa San Martino molto giovane, con 5 fuori quota più 3 classe 2002, quindi 8 undicesimi attorno ai 20-21 anni. È una squadra che è partita male in campionato, ma nel giro di turno sta macinando risultati. Sì, è una filosofia della società quella di puntare sui ragazzi del proprio vivaio. Io ho la fortuna di avere parecchi ragazzi bravi, di prospettiva, e come tutti i ragazzi hanno bisogno di crescere. Siamo partiti facendo degli errori, giocando bene ma perdendo per errori singoli data dall'inesperienza della squadra, e poi mano a mano abbiamo fatto esperienza di questi errori fatti e siamo cresciuti, adesso stiamo raccogliendo quello che meritiamo. 5 vittorie nelle ultime 8 partite, al momento in attesa dei risultati di domani del Gabicce e delle altre squadre siete appena fuori dalla zona play-out, è un traguardo un po' più vicino rispetto alla fine dell'andata quando vi trovavate all'ultimo posto. Sì, noi la classifica ragazzi gli dico di non guardarla perché tanto si guarda l'ultima giornata, il nostro obiettivo è cercare di salvarci chiaramente, sì, riusciremo a fare l'impresa di farlo senza bisogno di play out, bene, se no siamo già mentalmente pronti a sapere che ci potrebbero essere anche 31 partite per raggiungere il nostro obiettivo. Oggi mancavano Messina e Paoli che sono i giocatori di maggiore esperienza, delle guide probabilmente spirituali sia in campo che fuori per questo gruppo composto da tanti ragazzi. Certo, no, due assenze importanti sicuramente a livello di personalità, di carattere, però i ragazzi hanno dimostrato oggi che possono superare anche queste due assenze che sono giocatori per noi fondamentali, è inutile nasconderci, però chi li ha sostituiti alla grande. Per lei esperienze molteplici da giocatore anche in categorie più importanti come la Serie D, da allenatore la scorsa stagione ricordiamo al Mondolfo Marotta, cosa l'ha fatto propendere per scegliere il Villa San Martino? Ma guardi, effettivamente dalla prima chiacchierata ci siamo trovati subito bene, il progetto della società di lavorare sui giovani mi piace molto, è molto stimolante, mi piace lavorare con ragazzi che posso far crescere e perciò ho sposato subito la chiamata loro e sicuramente senza rimpianti. E avete sempre giocato tra virgolette fuori casa a Muraglia per mancanza del vostro impianto, presto sarà di nuovo a disposizione con rinnovato sintetico e sarà bello tornare nel vostro quartiere, nel vostro impianto. Sì, ci è mancato tanto il Villa Park quest'anno, siamo un po' nomadi perché a parte il campo di allenamento ogni tanto giriamo, le partite le abbiamo fatto a Muraglia, un campo sintetico buono, molto buono, però penso che da sabato prossimo potremo tornare a giocare nel nostro campo a casa nostra. Un giudizio sul campionato molto livellato sia in alto che in coda? Sì, un campionato secondo me di buon livello, a differenza dell'anno scorso dove c'era una mazza campionato, e quest'anno secondo me il bello di questo campionato è che tutti possono fare risultato contro tutti e ne è una dimostrazione anche l'ultima partita, Vismara che vince con i Portuali eccetera eccetera, però penso che il Fabriano sia una squadra che ha obiettivamente qualcosina in più e io la vedo come grande favorita per la vittoria del campionato. Grazie e in bocca al lupo per il tempo della stagione. A voi, grazie mille.